Ciao a tutti, sono distrutto emotivamente e sembra l'inizio di una recensione trash, ma in realtà non è così, perché oggi vi consiglierò una serie TV che ho trovato veramente bellissima e che mi ha fatto proprio vivere un vortice di emozioni assoluto, praticamente. Io non sono uno che piange guardando film, guardando serie TV, c'ho lo stomaco decoccio, ma a volte capita, attenzione, a volte capita e quando capita mi riduco in una valle di lacrime. Per questa serie piangevo ogni 10 minuti, sostanzialmente. E io l'ho trovata veramente bellissima e devo assolutamente consigliarvela. E sto parlando di una serie TV che vi ho già anticipato, tra l'altro, nei consigli da vedere, le cose da vedere su Netflix. E sto parlando di Crash Landing on You. È una serie TV sudcoreana che potete trovare appunto su Netflix. Essendo una serie TV coreana, viene chiamata con il gergo drama o dorama. Penso che i dorama siano quelli giapponesi, comunque drama, i drama coreani, ok? Per cui c'è una grande fermento da un po' di anni in realtà. Io non avevo mai visto una serie TV sudcoreana, nonostante sia estremamente appassionato di cinema asiatico. E mi piaccia molto il cinema sudcoreano in generale. Poi una mia amica Bea, che la saluto, mi ha consigliato questa serie TV. Mi ha detto guardala perché è bellissima. E allora ha detto... adoro, mi metto a guardarla, soprattutto quando mi ha raccontato la trama. Di cosa parla Crash Landing on You? Dove alla fine sono entrato anch'io nel vortice, quindi dato che non è una serie che stanno guardando in tanti, anzi sono pochissimi quelli che la conoscono, alcuni di voi la conoscevano già e sono contento, io spero che la guardiate, dovete guardarla e darle una chance. Allora, di cosa parla questa serie TV? La protagonista è Moon Se-ri, che è sostanzialmente una donna sudcoreana molto agiata, ha comunque delle difficoltà a livello familiare, ad esempio i suoi fratelli sono degli arrivisti totali, meschini, non ha un buon rapporto neanche con i genitori, lei è una che si è fatta da sola, nonostante sia nata in un background ricco e agiato, la sua fortuna se l'è costruita da sola, fondando un'azienda di moda e bellezza sostanzialmente. E molto spesso è anche al centro di scandali, gossip, pettegolezzi subdoli. Un bel giorno, per testare un nuovo prodotto, Se-ri si lancia col paracadute. E questa, io adoro già, come parla, le premesse sembravano assurde, quasi trascine, ma come sono state sviluppate, vi giuro, è meraviglioso. Se-ri che si lancia appunto col paracadute e per colpa di una tromba d'aria viene precipitata, catapultata in Corea del Nord. Cioè io già da queste premesse avevo adorato una queen del fashion sudcoreana che viene catapultata in Corea del Nord tramite un ciclone. Cioè io morto. E cosa trova in Corea del Nord? Come farà a sopravvivere? Beh, innanzitutto precipita tra le braccia del tenente Ri, che è diciamo un pezzo grosso in Corea del Nord e soprattutto è estremamente affascinante ma anche buono come il pane sostanzialmente, veramente lo capiamo subito che è un cucciolino. Se-ri gli darà comunque filo da torcere per i primi momenti, soprattutto per la sua disperata i suoi disperati tentativi di tornare in Corea del Sud, quando ovviamente possiamo anche benissimo capire che non è così semplice che una volta entrati illegalmente in Corea del Nord si possa tornare gioiosamente in Corea del Sud. Quindi diciamo che è abbastanza complicato, ma in quel periodo in cui lei vive in Corea del Nord sboccia ovviamente l'amore. Sboccia l'amore, un amore diciamo abbastanza tormentato e tormentato perché obiettivamente impossibile, vissuto però con una tenerezza, una dolcezza veramente irripetibili. E pian piano, senza farvi enormi spoiler, ci si renderà conto di come il destino in realtà abbia tesso delle fila veramente sorprendenti.
Allora, questa serie TV, diciamo che ogni tanto, pur giocando anche con certe trovate da soppopera, fatte apposta per farti piangere, in realtà non è la classica soppopera, secondo me non lo è assolutamente. È un telefilm che è scritto benissimo, per quanto a volte ci siano comunque delle parti più artefatte, delle coincidenze artefatte, eccetera, eccetera, la sceneggiatura trovo che sia veramente strutturata molto bene, almeno per il tipo di prodotto che è. Innanzitutto non è una serie strappalacrime in senso stretto, non è una di quelle soap dove il sentimento raggiunge degli abissi profondi e quindi ti struggi, eccetera, eccetera. È una serie molto bilanciata da quel punto di vista. Abbiamo sia parti in cui ci si commuove e ci si commuove tanto, ma abbiamo anche tantissimo umorismo, soprattutto nel giocare tra le differenze tra Corea del Sud e Corea del Nord. Ma anche la struttura stessa degli episodi, che non sono raccontati in modo lineare, ma giocano soprattutto all'inizio e alla fine con flashback, flash forward, che in un certo senso intensificano e raccontano punti di vista differenti di scene che noi abbiamo visto, incollando, diciamo, i tasselli per venire poi a delle verità sostanzialmente. È strutturata in modo molto intelligente, tutto è calibrato molto bene, a partire anche dai personaggi. I personaggi di questa serie sono spettacolari, ma tutti, tutti sono scritti benissimo. Cioè, ovviamente il mio preferito è il Tenente Ri, cioè il Tenente Ri, cioè bisogna proprio tutelarlo, bisogna veramente fare in modo che ci sia veramente, no? In un certo senso, perché è una persona di una dolcezza infinita, però è anche un po' duretto, però è proprio farebbe di tutto per le persone che ama, poi quando viene messo in imbarazzo fa di quelle facce che mi fanno morire, però è bellissimo quel personaggio di Seri, perché innanzitutto lei è una tosta, è veramente una tosta, è una che non si arrende, è una che veramente. Cioè, c'ha la corazza in un certo senso, no? Non è però una persona insensibile, anzi, mostra il suo lato vulnerabile, mostra il suo lato attento agli altri, alle persone che ama e soprattutto è una persona buona anche in questo senso. Però è una persona anche lei raccontata con una profondità veramente grande. Ma anche i personaggi di contorno sono fantastici, cioè. Tutti i compagni del Tenente Ri li ho amati, cioè da quello, da Pyo, che è quello super integralista nordcoreano, che poi appena scopre gli shampoo, lui non può farne a meno perché deve avere i capelli profumati, io adoro, a l'altro che è ossessionato dai drama coreani e li guarda di nascosto perché è proibito, cioè no, fantastico, fantastico. Poi c'è questa Shura, che è la madre di un altro personaggio femminile importante, che è Seodan, che è divina. C'è una Shura nordcoreana che ha le Lubotén, si veste in Total Chanel e corrompe le contadine del posto con le creme anti-age per estorcere informazioni. Cioè, io morto, divino. Quindi, in sostanza, vi ho voluto fare questo breve video per consigliarvi questa serie perché vi giuro, vivrete una quantità di emozioni indescrivibile. Certo, è una serie TV comunque romantica, eh. Quindi non dico che dovrebbe piacervi il genere, perché sostanzialmente a me in realtà non piace di solito le cose super romanticone, baciucchiose. A me però è piaciuta molto questa serie proprio perché non rientra nel cliché romantico. È proprio una serie TV che ti fa vivere tantissime emozioni, miscelando anche diversi generi, dalla commedia al romanticismo, al dramma, al melodramma, al thriller, anche al crime, allo spionaggio in generale. Vi giuro, l'ho amata e gli episodi sono lunghissimi, sono veramente lunghi in termini di durata, nel senso che durano 1 ora e mezza con l'ultimo episodio che arriva alle 2 ore, ma volano. Volano, cioè non ve ne accorgete. Io ho cercato di centellinarli anche per questione di tempo, non ho fatto binge watching, anche perché comunque è vero, volano, però vedertene 3 di fila ho pensato no, non è il caso, poi si va a letto alle 6 del mattino. Però
Però vi giuro che con le ultime puntate l'asticella della qualità si alza sempre di più, anche perché la storia sta arrivando alla conclusione e quindi diciamo che accelera veramente e alla fine ti prende e non puoi farne a meno. Io mi trovo davanti a una serie che seppur con alcune assurdità, sicuramente però contestualizzabili all'interno della narrazione, è una di quelle serie TV che ho detto, cavolo quanto vorrei tornare a quando non la conoscevo e rivederla da capo, perché vi giuro è bellissima. E quindi niente, questo era uno sclero, un po' fangirling, ma spero di avervi incuriositi. È perfetta in questo periodo in cui stiamo a casa, tra l'altro, perché sono 16 episodi, da un'ora e mezza all'uno, ciaone, cioè il tempo gestito benissimo. Ma voglio sapere da voi se l'avete vista, se vi interessa o non vi interessa, se vi è piaciuta o non vi è piaciuta e perché, e soprattutto se avete pianto e qual è il vostro personaggio preferito. Mi spiace, ma per me c'è solo il tenente Ree. Se devo sceglierne uno, lui è mitico, mitico, di una dolcezza. È un pandorino, quando fa quelle faccette, quando Seri gli risponde male o gli dice qualcosa che lo imbarazza, fa quelle faccette tipo adoro, io lo amo, basta. E detto ciò, fatemi sapere se anche voi conoscevate questa serie TV, Crash Landing on You, e se l'avete vista, e se non l'avete vista guardatela perché ve la consiglio. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao.